Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro e in questo nuovo video sono qui oggi per parlarvi un po' di quello che sta succedendo sul mondo di GTA e di quello che sta facendo la Rockstar per impedire appunto alla gente di continuare a fare i glitch su GTA Online. Prima di cominciare però vi invito semplicemente a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi, inoltre iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Detto questo, iniziamo subito con il video. Ieri la Rockstar Games ha fatto un hotfix riguardo appunto all'ultimo glitch che è uscito su GTA, che ho pure caricato sul canale. Infatti quel glitch non è durato nemmeno 24 ore, infatti la Rockstar l'ha patchato in 10 ore, 12 ore più o meno. Continuando a provare a fare quel glitch, la macchina si riesce a buggare e portarla all'interno del garage, però comunque non è possibile duplicarla. Molte persone infatti ieri appunto ne parlavano di questa cosa, non capivano il motivo del perché, appunto del perché la macchina non si duplicava, anche se comunque la macchina si glitchava all'interno del garage, fin quando una persona ha pubblicato su un forum di GTA dove spiegava quello che la Rockstar Games aveva fatto. In poche parole ragazzi, non è che hanno fissato il glitch che c'era ieri, ma hanno aumentato le protezioni per far sì che la macchina non si duplicasse più. Quindi anche se il glitch continuava appunto a funzionare, la macchina si glitchava all'interno del garage, comunque non era possibile duplicare la macchina. Questo perché? Perché la Rockstar Games ragazzi ha attivato delle protezioni per appunto impedire la duplicazione di veicoli dalla targa del veicolo. Quindi se appunto il gioco vede che la macchina ha la stessa targa di un'altra macchina, vuol dire che la macchina è duplicata e quindi non te la fa duplicare. Per chi invece già ha duplicato altri veicoli appunto prima che appunto venisse patchato, io ragazzi vi consiglio di non vendere assolutamente i veicoli ora, perché appunto non si sa cosa potrebbe succedere, visto che i veicoli con la stessa targa, o meglio i veicoli duplicati, non si potrebbero più fare e non si potrebbero nemmeno avere in garage. Quindi quello che vi consiglio io è di non vendere assolutamente i veicoli che avete duplicato ieri con il glitch, o comunque altri veicoli duplicati in precedenza che dovete ancora rivendere. Probabilmente ragazzi una soluzione si troverà. Molti dicono che con l'app di iFruit è possibile cambiare la targa e appunto metterne una personalizzata ogni volta quando duplichiamo i veicoli, in modo che il gioco non riconosca che appunto il veicolo sia duplicato. Però se la soluzione è solamente questa, penso che sia abbastanza un problema, visto che potrebbero patcharlo e dopodiché non penso ci siano altre soluzioni. Però sicuramente ragazzi altri metodi si troveranno, quindi non ci resta che aspettare, magari vedere un po' quello che accadrà nei prossimi giorni. Quello che vi consiglio io di fare appunto in questi giorni è appunto di non vendere i veicoli duplicati, ma di aspettare una soluzione appunto a questo problema. Io ragazzi vi terrò informati per se appunto ci saranno novità riguardo a questa cosa, se ci saranno altri glitch funzionanti e molto altro. Quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi appunto i prossimi video. E quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi. Seguitemi su Facebook ed Instagram che trovate in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.